Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova intervista pazza, perché è di domenica sera. Questa sera, cari amici, sono andato a beccare un fantastico personaggio, una cantante bravissima. Avete visto in questi giorni, soprattutto oggi, che ho postato l'inverosimile su questa artista, perché sono molto contento di averla qua con noi. Vi faccio anche. E la ringrazio tantissimo perché tra tanti impegni che ha, nel senso di dirette, cose varie, che fa anche lei su per altri amici, mi ha dedicato questa domenica sera e io sono molto felice di averla qua con noi perché lei è veramente un'artista straordinaria. Poi ci saranno tante cose da raccontare, tanti aneddoti che andremo a svelare. Mi sono preparato anche un bel suo curriculum, come potete vedere e notare, ecco qui, così. Allora, guarda, e quindi iniziamo, introduciamo subito con questo, come potete vedere, passa qua sotto e poi facciamo partire anche un bel jingle. Quindi, signore e signori, io do il benvenuto in questa diretta domenica sera per le mie interviste pazze, un bel accogliamo con un grande applauso Daniela Caranna. Ciao, ma che Buonasera. presentazione mi hai fatto! Ciao Max! Grazie a Sanremo per la presentazione. Grazie mille! Ho messo la tua canzone che è una delle ultime album che si chiama Attraversare il mondo e tra l'altro, guarda, dico la verità, ho avuto modo di scoprirlo in questi giorni, perché uno quando chiama qualcuno per intervistare a fare queste interviste, quindi ti ho benvenuto e grazie, buonasera, ciao, come stai? Benissimo, grazie. Sono molto contenta di essere in diretta con te, che così possiamo interagire. Insomma, ho visto qualche intervista pazza. Ho paura, sinceramente, ho paura di quello che potresti chiedermi, ma sono pronta. Lo sai che stasera tutto quello che succede rimarrà qua e anche tra gli altri 10.000 persone che ci vedono, che andranno a vedere questa diretta, perché sai che il mio canale va oltre oceano, cioè più di un miglio. Assolutamente sì, ho già condiviso tramite Facebook, infatti. Allora, guarda, ti dico già, sono arrivati già i primi messaggi. Allora, una è Adriana Cassinelli, che ti chiede, lei è unica, è vero, lei è unica, perché anche per Tutti dedicare. siamo unici, tutti siamo unici. Grazie Adriana, un bacione. Poi c'è Matteo Minardi, ciao Della Cavanna, un saluto dal gruppo del Ciao, no, aspetta, ciao, da, qualco. Ciao da me qualcò. Ciao da me qualcò. Ciao Matteo. E poi Danny, sono diretto, stupenda, che stupenda donna intervista. Scusa, caro Danny, se la sono andata a beccare apposta. E quindi sono molto, molto contento, anche perché, insomma, voglio parlare un po' di tante cose, anche del momento, visto che è già un po' che, purtroppo, cara mia, siamo fermi con le serate, però tu sei sempre molto attiva. Ecco, intanto che è arrivata anche la Tiziana, ne abbiamo parlato prima. Buonanotte. Sì, Ciao Ilaria e Daniela Tiziana, un Dall'Italia. bacione grosso. Un Saluto anche bacione, Marito che ragazze, tra l'altro grazie. è Marco. E quindi tantissimi messaggi, guarda, stanno arrivando. Poi, bene o male, li andremo a leggere tutti, anche Giancarla, Malavasi, un abbraccio da Giancarla. Oh! Giancarla, ti abbraccio forte, forte, forte. Giancarla scrive da Modena. È veramente una persona speciale per me, ti mando un bacione. Ciao Giancarla. Ritornerà anche a Modena nel 2021. Sì, ma sono già tornata. Insomma, poi appena, anche quando c'è stato questo stop, abbiamo fatto una serata di ascolto e c'ero da sola, senza la mia orchestra. Però insomma, Giancarla lo sa, tornerò, ma poi ti vengo a trovare, Giancarla. Vengo proprio solo per te. Bene, guarda, tantissimi. Luca, Mastro Domenico, ciao Daniela, Mimmo, Dal... Mora Marco, un bacione. E Teresa Tere,
Grande Daniela. Guarda, tantissimo. Ti dico, Teresa ci sta scrivendo dalla Costa Azzurra, Mimmo da Milano, Milano, Luca Mastrodomenico dal Veneto, poi abbiamo anche Charlie Diabolic che ho visto dal Veneto, poi l'hai salutato prima, Matteo Minardi, devi c'è da avere qualcosa, dall'Umbria. Fantastico. Quindi stasera il mio faccione, cara Daniela, grazie a te, gira per tutta l'Italia. Bene. Esatto. Allora, come dicevamo prima con Daniela, innanzitutto, vabbè, ti ho già ringraziato per partecipare a queste interviste fatte, quindi sappi che tranquillo, stasera succederà tutto di più. Ti farò di domande di tutto e di più, quindi preparati. Allora, Daniela, che era una cantante con la sua orchestra gira per tutta l'Italia, no? Io mi sono preparato due o tre cose perché mi sono venuti in mente delle cose, no? Nel tuo stupendo curriculum, ho messo 20 minuti a leggerlo, no? Che tu hai iniziato da piccolina, no? Da piccolina, sì. Tipo a 10 anni, hai iniziato a studiare la chitarra, no? Allora, la prima, guarda, ti ho una cosa così, no? Il primo, diciamo, la prima cosa in comune che ho trovato in questa in questo curriculum, chiamiamolo così, no? Che tu hai suonato la prima chitarra, hai iniziato a studiare la chitarra a 10 anni, no? E poi con la prima paghetta ti sei regalato un mega canzoniere. Allora, se è lo stesso canzoniere che mi sono regalato io, giuro, il canzoniere è qui! No. È lui, è mille note! Guarda! Allora, perché tutti quelli che imparano a suonare la chitarra iniziano con mille note. Allora, io ce ne avevo una versione in giallo. Ah, io c'ho questo, guarda, è sfatto, ma guai a chi me lo tocca, me l'hanno chiesto una volta in prestito, non ci ho dormito delle notti intere, però guarda, per me è sacro, cioè tipo la Bibbia, una cosa, sono troppo affezionata e ce l'avevo qui perché qui, insomma, c'è tutto il mio armamentario con le chitarre, tutti quanti gli accordi, così ogni tanto mi metto a studiare dei medley nuovi da proporre comunque anche in orchestra ai miei ragazzi e questo per me è sacro, cioè non, basta, non me lo tocca nessuno. Fantastico, infatti anch'io ho iniziato a suonare la chitarra proprio con quel canzoniere lì, mille note, io l'avevo trovato in una versione gialla, e poi niente, questa passione quindi ti ha portato avanti a coltivarla. Quello studio naturalmente, perché hai fatto anche il conservatorio, no? Conservatorio ho fatto violino, non so se si vedono lì tutti i miei violini appesi. Violino e chitarre, fantastiche. Intanto continuano ad arrivare dei messaggi, poi li andiamo a salutare pian pianino, ma okay. Forse avevi detto prima, Charlie Diaboli che dice, grazie mille principessa, sei sempre speciale, con il tuo fascino. Ciao Charlie, sei favoloso. Lui dal Veneto, meraviglioso, grazie. Bene, bene. E niente, quindi dicevo, poi hai studiato e bla bla bla, sei arrivata a 18 anni a lavorare nel trio della provincia di Piacenza con il gruppo Beppe Dani Band. Allora, che tu conosci bene. Lo conosco bene perché, apro anche una piccola parentesi, perché ieri era la giornata del volontariato. Non so se sai questa cosa, no? E quindi io voglio salutare veramente tutti i volontari, ma soprattutto tutte le pro loco, soprattutto della mia zona, della Valtidone, giusto, quindi da anni in su, perché quest'anno purtroppo, insomma, quello che c'è stato è così, però loro si sono sempre adoperati in questi anni a organizzare delle bellissime feste dove tu hai partecipato. E io, guarda, una delle prime volte che ti ho visto e ho detto, ma questa è proprio una pazza furiosa, con quei capelli sul palco, sai dove? Adesso te lo dico perché saluto anche gli amici, insieme a Beppe Dani, e tu, no? Che è iniziato da lì, penso che tu hai visto la prima volta alla fantastica festa che c'è sempre all'inizio di settembre a Sala Mandelli. È vero, ho fatto con Beppe Dani, ho iniziato, diciamo, fine agosto, e ho fatto la festa di San Bonico, ma ho fatto tipo tre canzoni, quattro canzoni, e poi appunto Sala Mandelli a settembre, insomma è stato veramente una delle prime, ero emozionatissima. Voglio salutare veramente tutti i ragazzi di Sala Mandelli e soprattutto saluto l'amico Walter che è stato presidente per tanto tempo. E la Noemi, Walter e la Noemi.
comitato della, di Sala Mandelli, e poi una volta, guarda, di solito io la festa di Sala Mandelli capita sempre dopo alla festa di San Maurizio di Pianello, il patrono, che forse è vero, l'orchestra è venuta qualche volta. Sì, no? Sì, allora sì. Il Walter una sera mi ha incontrato, e io di solito quelle sere li presento sempre la serata, no? E se ti ricordi abbiamo avuto modo anche di collaborare, che hai detto guarda, faccio da pirla qua che va a presentare, rompe le balle qua tutto sera, io sono sempre un po' violente con l'orchestra. Poi dopo a me mi danno sempre il compito delle orchestre, quello nelle feste della Procopio di Pianello mi dicono: tu devi badare all'orchestra, nel senso di portare da mangiare, da bere, e quindi quando tu hai a che fare con delle orchestre, cioè questi, uno quando diciamo, quando canta e suona sta sempre un po' leggero, no? Dipende dagli orchestrali. Invece le orchestre mangiano, bevono, fanno di tutto, ma io sono felice così. Capito? Sono dei delinquenti. Allora il mio Walterone, il Walter di Sala Mandelli, mi fa: oh, comunque lo dico in dialetto, poi magari lo traduciamo per quelli che magari non sono proprio piacentini. Mi fa, no, infatti ci è un po' da tutta l'Italia. No, lo dico in dialetto prima, poi lo traduco. No, sì. No, perché chiede a sapere che prima che era Beppe Dani, adesso la Daniela Cavanna mi tutiane la veri a Sala Mandelli. Perché se viene mia loro, fa mia la testa. Cioè, in poche parole, la traduzione era questa: questo signore della Proloquo di Sala Mandelli, no? Mi dice: devi annunciare che la festa di Sala Mandelli c'è Daniela Cavanna, perché tutti gli anni, da quando è iniziata questa festa, prima con Beppe Dani, poi con Daniela Cavanna, loro vogliono sempre la serata con Daniela Cavanna. Se non c'è, è vero, Daniela è Cavanna, vero. No, confermo. E aggiungo un'altra cosa, che adesso non mi ricordo esattamente l'anno, ma secondo me 2 anni fa, io avevo appena preso in mano l'orchestra, diciamo con il mio nome e quindi anche tutto il calendario, e era aumentato molto il lavoro, perché abbiamo girato veramente tanto per tutto il nord Italia, nord e centro Italia, e quell'anno avevo fatto un errore che non me lo sono più perdonato, e guarda, ho chiesto scusa all'infinito. Sala Mandelli? Sì, con Sala Mandelli, non avevo segnato la data di Sala Mandelli. Ma sai che io, e ma quindi, sai che cosa... quindi l'impresario, vedendo l'impresario del momento, adesso non mi ricordo chi fosse, ha visto il buco su quella data, perché di solito ci scambiamo tutti i calendari o tramite mail o tramite WhatsApp, così non ha visto date e mi ha messo giù da un'altra parte, solo che non potevo proprio ormai rinunciare all'altra parte, perché comunque c'era contratto, mica contratto così. Io ho cercato di cambiare, di fare spostamenti, guarda, ci sono rimasta ad un male, e quell'anno lì mi sa che Walter ci è rimasto ancora più peggio di me. Allora, guarda, ti dico anche l'anno, se vuoi. Sarà forse 2 anni fa? Sì. Allora, te lo dico, come Proloquo di Pianello, di solito noi diamo una mano a organizzare questa festa montando il palco e la balera, no? Allora, io un giorno mi sono trovato lì per montare questa balera, e arriva questo signore Walter, che è un signore piccolino, no? Proprio, cioè, classico piacentini, proprio di Sala Mandelli, no? Così. E lo dico in italiano così capiscono anche i ragazzi che ci seguono da fare parte, sì, da, esatto, da, con uno sguardo così mi dice: tu non sai cosa mi è successo. Ho detto: Walter, madonna, cosa è successo? Quest'anno non ho la Daniela e la sua orchestra, io vorrei non fare la festa. Oh, guarda, poi, non ti... ha avuto dal cielo, cara Daniela, perché ha piovuto. Sì, quindi... sì, è vero. Però, guarda, io ci sono rimasta male. Ho preso nomi a destra e a sinistra da Beppe e da Danilo, perché, cioè, benevolmente, perché l'avevano capito che non l'avevo fatto con cattiveria, ci mancherebbe anche altro. Ma proprio, sai, allora, ci sono le feste che ti dicono la tal data sei confermata. Ci sono delle feste come Sala Mandelli, come Pianello, che ti dicono, non so, la seconda domenica di settembre o la prima domenica di luglio o la prima settimana, che se tu non ti segni che è quella settimana lì, ciao, cioè, e non me la sono segnata, e l'impresario l'ha data da un'altra parte.
Ok, era andata bene, guarda, è andata bene perché quella sera ha piovuto, perché sennò avevi il Walter probabilmente sotto casa per una settimana. No, io mi sono scusata all'infinito, infatti non accadrà mai più. Quando mi chiamano per una data me la segno immediatamente perché no, non può accadere una cosa del genere. Io stavo scherzando, nel senso che loro No, no, ma è poi vero. Salamandani è una tradizione, no? Loro Sì. ci tengono molto alle tradizioni, cioè è come se tu vai a Salamandani e invece del Batarò ti danno, non so, la lepre, per dirti, no? In No, quella ma mai al mondo. La saga di Salamandelli, e poi chiudiamo la parentesi, è uguale Batarò più Daniela Cavanna, capito? Sì, diciamo Daniela Cavanna, Beppe Dani, dai, perché insomma, ormai è storica. Sì, è storico, storico, infatti. Stavo guardando che sono arrivati tantissimi messaggi, no? Dagli amici del Fan Club della Lombardia, da Domenico, da Mariano Comense, da Paola. È una, come si dice, un cognome su, Non ho veneziano o capito. veneto, no? No? Non ho capito Allora, quale. aspetta. Paola Zanon, ciao Paola benissimo. Zanon. Sì, dovrebbe Poi essere Veneto, Friuli, Friuli forse addirittura. chi abbiamo? Se puoi regalarci una tua canzone, accompagnarci alla tua chitarra, caro Rossano, ci ho già pensato, gliel'ho già chiesta, quindi a breve farà quella canzone che stai chiedendo, non ti preoccupare, non lo dico Sono io, non lo attrezzata. dico, non lo dico. Chitarra, conto tutto. E quindi tantissimi messaggi. No, stavo dicendo che poi la cosa che mi ha. La domanda che ti volevo fare, no? Quando tu hai. Allora, a parte che di solito gli artisti come te, no? Magari vanno anche a cambiare un po' i loro nomi d'arte, no? C'è una che si chiama, non so, Daniela Cavanna, la chiamano Azzurra, Azzurro Sempreverde, no? Per dirti, no? Quelle cose così. Invece tu. La cosa bella è che tu sei rimasta col tuo nome e hai dato il nome all'orchestra. Questa è una cosa Sì. bella, cioè, hai voluto cambiarlo. La domanda che però ti voglio fare, ma un capo orchestra donna? Com'è? Allora, Uomini o no? partiamo dal nome e cognome che insomma ho preferito tenere il mio anche perché mi sembrava di fare uno sgarro, a parte il fatto nei confronti del mio papà, della mia famiglia, vado orgogliosissima del mio cognome e di tutta la mia famiglia alla quale voglio un bene dell'anima. Poi ho incominciato a fare, perché l'orchestra ha cambiato nome fondamentalmente, perché io ho incominciato a presentare una trasmissione su Canale Italia e ormai ero Daniela Cavanna. Quindi quando poi si presentava l'orchestra Beppe Dani, diciamo, in Veneto, la gente non riusciva più a ricollegare le due cose e quindi abbiamo detto cambiamo nome, abbiamo cambiato totalmente anche un po' il repertorio perché sono arrivate le mie canzoni, ho cambiato gli elementi, abbiamo aumentato, insomma, tutta una serie di cose e quindi l'orchestra è stata Daniela Cavanna e Daniela Cavanna come caporchestra dovresti chiederlo ai miei elementi, anche se io devo dire la verità e lo dico tutte le volte che me lo chiedono. E i miei ragazzi lo sanno, io mi reputo fortunatissima perché la squadra che ho, cioè che avevo fino a febbraio, ma che comunque ho perché ci sono ancora tutti, è una squadra di ragazzi meravigliosi. Vado d'amore d'accordo, ci sentiamo anche al di fuori delle serate, al di fuori di quello che può essere il lavoro. E quando si poteva facevamo anche delle cene, ci trovavamo così. Quindi io sono molto contenta, sono molto esigente perché sono esigente con me stessa sul lavoro. Poi per dire sono veramente una camionara, quando siamo fuori dal lavoro sono una camionara totale. Sì. No, ma però diciamo che hai un bellissimo rapporto. Io ho avuto modo di vedere anche nelle varie serate che avete fatto a Pianello. E poi fondamentalmente un'orchestra, un gruppo musicale è una seconda famiglia, no? È la mia seconda famiglia e quindi se i ragazzi si trovano bene tra di loro. No, anche perché alla fine. In un anno normale, non in tutto questo ambaradam, come lo chiamo io, cioè alla fine stati insieme, non dico 12 mesi, ma 11.
Tantissimo, tantissimo. Partiamo, ci sono delle serate, quando abbiamo smesso facevamo veramente quasi 20 serate al mese anche d'inverno, vuol dire partire al pomeriggio alle 3 da Piacenza e tornare alle 3 e mezza, 4 del giorno dopo e poi il giorno dopo E poi ripartire ancora. ok, infatti, infatti, quindi state praticamente sì, vivete insieme, siete frequentanti anche voi. Esatto, e anche sul palco comunque deve esserci affiatamento perché va bene che, cioè noi dobbiamo essere sempre contenti, sempre allegri per dare, cioè, spensieratezza al pubblico, però io per quanto mi riguarda ho un carattere che se faccio fatica a fingere, quindi se mi trovo male con una persona faccio fatica anche a nasconderlo e di conseguenza per me è fondamentale avere della gente che mi supporta e che comunque con la quale mi trovo bene sul palco. Assolutamente, fondamentale. Quindi speriamo di rivedervi ancora su un bel palco. Allora, faccio una piccola parentesi perché quello che mi ha stupito dell'orchestra, ma soprattutto di no, beh, a parte, vabbè, tutte le orchestre, bene o male, ormai non è che uno dice l'orchestra e pensa di, vai a sentire l'orchestra di Liscio, no? Classico orchestra di Liscio. La cosa che mi è piaciuta molto di te, soprattutto perché me l'hanno riportato anche della gente che è venuta, una delle ultime serate che tu hai fatto dalle nostre parti, quindi la Valchidoni, che era il Ginger Viviano, diciamo, un cantore pubblicitario, se ne frega, so se ti ricordi, no? Sì, è vero. Musica d'ascolto, musica d'ascolto, poi non si poteva ancora ballare, quelle balle lì, no? Praticamente Esatto. attaccò un giro. Allora, della gente che è venuta lì, io, guarda, io dovevo venire quella sera lì, poi mi è successo un po' di casino, perché i miei suoceri sono venuti e proprio loro sono tornati e mi hanno detto, guarda, è stata una delle più belle serate musicali che abbiamo sentito, perché loro sono dei ballerini top, cioè proprio di quelli che iniziano a ballare alle 8 e mezza di sera, e quando tu smonti, che stai andando via col pullman, loro sono ancora lì che ballano, continuano a Sì. ballarlo. Sono belli, no? Ci sono. Loro sono così. E mi Sì, hanno già detto, guarda, è benvengano. una... Benvenuto, hanno detto, guarda, te lo dico sinceramente, perché io sono come te molto, molto pane a pane di mi hanno detto, ci siamo ricreduti un po' sotto di Miracamanna perché ha fatto una serata soprattutto di musica d'ascolto con delle canzoni favolose, bellissime, un bravissimo repertorio. Quindi non è solo il liscio che vai di papà fai balli, che è giusto che sia, però è bello perché vai a proporre delle cose anche fuori dall'ordinario, no? Allora, io, visto che mi hai lanciato questo, così, questo colpo, lo rilancio perché ne approfitto, perché io quando sono partita, diciamo, con il mio nome, allora, da una parte avevo molta paura perché Beppe Dani, soprattutto qua nelle colline piacentine, sono sempre stati molto, rivolti verso il Liscio. Il problema qual è? Che siccome io non riesco a fingere, come ti ho detto prima, e comunque ho un certo tipo di vocalità, io non potevo andare sulla strada liscio, puro e secco, perché non sarei stata uno credibile e uno non sarei stata, diciamo, a mio agio comoda. Benché io ami, adoro il liscio veramente da Casadei a Castellina, ai più grandi, cioè io lo adoro, il liscio romagnolo, il liscio piacentino, però ho detto, se io devo fare qualcosa, un'orchestra, non posso fare un'orchestra uguale a tutte le altre. Devo fare un'orchestra che mi rappresenta, un po' come i miei capelli, no? Cioè, ho questi capelli un po' strani perché io sono così pazza proprio di mio. E loro ho detto, cerchiamo di fare un repertorio che piaccia sia alla gente, perché il primo giudice è la gente, è il pubblico, i ballerini, e deve piacere anche a me perché sono io che devo proporlo, io che devo crederci e io che ci metto la faccia e la voce. E così quindi questo repertorio, diciamo, un po' diverso, è nato già come orchestra da ballo, ancora di più per queste serate di ascolto, che io quando sono andata al Ginger a fare la serata d'ascolto, io arrivavo da una decina di serate da sola di ascolto, cioè io, la mia chitarra e qualche base in giro recuperata qua e là, fatta dai miei ragazzi e come serata d'ascolto. Quindi ho detto, non possiamo fare dei valzer, delle mazurche, dei fox, perché la gente non balla. E quindi mi sono inventata, appunto, inventata, che poi non mi sono inventata niente, però ho cercato di, sempre con questo canzoniere e non solo, di cercare delle canzoni che comunque la gente conoscesse e che potessero piacere anche se non si balla. Assolutamente, guarda, infatti mi hanno detto, guarda, infatti
Stanno arrivando dei commenti proprio che dicono che molta gente c'era e sei stata veramente brava. Poi ti chiedo, cara, la nostra l'amica Laura Tomasoni, Sì. ok, mi dice se puoi salutare le gemelle, no, altrimenti se te spezzano la bolla. Allora, Laura, ci scrive da Mariano Comense e le gemelline sono Veronica e Ginevra, che sono due bambine meravigliose, bravissime a cantare e a ballare, che presto, quando avranno l'età, arriveranno sul palco insieme a me. E perché no, anche a Pianello? E chi lo sa, un po' dovunque. Oh, è Un bacione grosso. cari amici, vi do uno scoop in diretta. La signora Daniela Cavanna mi ha promesso che quando verrà a Pianello o ci troveremo in una barriera, mi inviterà sul palco per dire due cavolate. No, per delle cavolate no, ti inviterò sul palco e qualcosa combineremo, perché combineremo qualcosa di bello. Proprio alla così buttata lì, come viene, come verrà, senza prepararci, cioè, non Ma dire che ci certo. prepariamo, magari ci prepariamo la settimana prima, però chi se ne frega, noi facciamo finta di farlo improvvisare. Ok? Allora, infatti, Va lì benissimo. Cristina Mangi mi dice che era il Ginger ed è stata una serata molto emozionante. Cristina Maggi è Poi te ne arrivata al volevo leggere Ginger da un'altra. Milano. Poi te ne volevo leggere un altro di Antonio Panda, gigante d'acco. Daniele è una grandissima artista e professionista, è una persona gentile alla mano, cosa che la distingue tantissimo, soprattutto per la sua simpatia. Grazie, lui è un fotografo meraviglioso e guarda, era anche lui al Ginger quella sera, ha fatto un casino di foto e grazie mille, insomma, io sono così, nel bene e nel male, sono fatta così. Ok, fantastico. Allora, dico l'ultima cosa, poi naturalmente devi farti sentire qualcosa. Oggi nell'andare Sì? a rovistare un po' su YouTube Sì? e andando a beccare questo pezzo che abbiamo aperto attraverso il mondo, giusto? Perché mi sono Sì, attraversare il attraversare il mondo. mondo. Allora, è una canzone molto molto bella, molto, veramente, veramente. Grazie. Poi magari ci racconti un po' di qualche aneddoto su questa canzone, non so come è nata, per dire. Da chi hai avuto l'ispirazione, però la cosa che mi ha stupito è che io quando faccio le mie interviste pazze, no? Ogni tanto vado a rivedere le visualizzazioni, no? Faccio un po' il figo, no? E devo dire Sì. che le mie visualizzazioni sono andate molto bene, no? Però io mi Sì. limito a poche cose, no? Poi sono andato a vedere le visualizzazioni di questo pezzo fantastico e meritato, giustamente le visualizzazioni che ha avuto, che passano tipo 65.000. Vabbè. Sì, no, Posso dirlo, so no? sì, no, Saranno sono molto poco, contenta. saranno tanti, non lo so, però dico 65.000 visualizzazioni di un pezzo che è uscito, quando è uscito? A febbraio? No, sì, mi sembra a febbraio, non so, so neanche più. Oh, Ma 65.000 visualizzazioni, insomma, come le mie 500 visualizzazioni, che raggiunge 65.000 visualizzazioni, se io ho cioè, sono contento delle mie piccole, pensa una che raggiunge 65.000 visualizzazioni, stile Spice Girl, no, no, allora sono, prima di tutto sono felicissima e devo dire grazie anche al canale che, insomma, dei miei editori che è Music Novalis, sono le edizioni musicali Novalis e quindi essendo caricato sul loro canale YouTube che ha tantissimi iscritti, questo aiuta veramente tanto. Cioè, e devo essere sincera, sia Attraversare il Mondo che Mamma Kalimba, che l'ho fatto uscire a Pasqua durante il lockdown, sono schizzate proprio come visualizzazioni e sono piaciute subito e quindi mi fa veramente, cioè lo dico veramente con orgoglio perché mi fa molto piacere. No, infatti no, perché sai, per visualizzazioni ci sia visualizzazioni. Vabbè, però uno se fa le visualizzazioni, sia che passano da un canale o dall'altro, uno deve sempre fare, schiacciare il bottoncino e andarla a vedere, perché vuol dire che interessa andarla a vedere, se no uno vede Massimiliano No, Sacco, no, ma Laura Mastroianni, infatti. no, girare il canale, no? Quindi sono sempre cose belle, cioè. Grazie, mi fa piacere, è vero, grazie.
Bene, se vuoi fare un po' di promozione per il mio canale YouTube, Max Sacchi, ragazzi, No, ma andatemi a io l'ho iniziare. sempre fatta. Comunque, dopo che avremo fatto questa diretta, noi pubblicheremo il video che tu pubblicherai sicuramente su YouTube. Quindi, anziché andarsi a rivedere la diretta su Facebook, cliccano e vanno direttamente su YouTube e andate a vedere il canale. Ecco. Bene, avete visto, cari amici di tutta Italia, che i miei 100 euro sono stati spesi bene. Bene, volevo dire, senti, visto che il signore continua a parlare, allora, i ragazzi che mandano i messaggi mi chiedono se intanto possiamo rompere il ghiaccio con un pezzo, quello che vuoi. Devo suonare o lo mandi Cioè, tu? no, no, devi suonare tu, devi suonare tu. E che cavolo ne so, io aspetto. Vai tranquilla, tutto in diretta, suona quello che vuoi senza problemi. Si Qualcosa di fare sente? per Buffalo, si sente magari una Cosa? magari noi arriviamo un secondino in ritardo, ma va bene, non ti preoccupare che si sente. Ok, sì, anch'io ti sento un po' in ritardo, per questo ogni tanto sembra un pesce lesso così ad aspettarti la cosa. Si accendono le luci sopra ad ogni verità, si accende il cuore con la musica. Dimenticare il mondo con le sue difficoltà, domani è un altro giorno si vedrà. Il sale brucia sulla pelle con la luce delle stelle, ogni promessa sembra un po' più vera. L'estate sta arrivando e porterà gioia nuova. Vai l'angelità, baila che l'amore fa più bella la vita. Vai l'angelità, baila sotto il cielo di una notte infinita. Oh, Angelita, oh, stasera siamo qui, stasera siamo liberi. Oh, Angelita, balliamo ancora, dai, perché stanotte non finisca mai. Non so cos'è uscito. Guarda, infatti sono tutti molto molto contenti. Va bene, Hai ci detto credo. anche un messaggio, bel messaggino che è arrivato dalla Elena Mecca, che dice: ti ho conosciuto su Facebook nel marzo 2016 e di persona nel 2017. La Dani è semplicemente fantastica. Grazie, pensa che ci sta guardando, indovina dove ci mancava stasera? La Toscana. Siamo, allora, stasera, ragazzi, grazie a Daniela Camano, di Evento Internazionale. Quindi guardate il mio faccione, cioè, ricordatevi, vedrete magari quando torniamo a fare tutto dal vivo in qualche serata di Daniela. Allora, cara Daniela, siccome che in questi, ma secondo te non si dice, sono fondi di prova, siccome in queste mie interviste pazze, in queste ultime interviste che ho fatto, sono andato a beccare personaggi del spettacolo come te e altri che facevano musica. Tra l'altro ho visto collegata anche la mia amica Camilla Opizzi, che ti darò modo poi, se vuoi, sul mio canale, di un'intervista che ho fatto a lei, e ho fatto anche a un'altra ragazza piacentina, Martina Zoppi, che sono due L'ho ragazze vista la volta giovanissime, scorsa. molto molto brave, tra l'altro, Molto. e quindi io lancio sempre l'appello per queste giovani speranze piacentine di continuare ad andare avanti senza abbattersi, perché sai, ogni tanto anche loro l'altra sera mi dicevano: ma sai, poi tu scrivi una canzone e pensi che alla gente non piace, e quindi poi te la tieni lì in un cassetto e ti rimane lì. Invece, cara Daniela, come dire, tu di canzoni ne hai fatte, non è che te le sei tenute lì, bisogna sempre tentare, Sempre, sempre. Ce ne sono di canzoni mie che non sono proprio piaciute come avrei sperato. però, insomma, poi arriva anche quella che piace e va bene, no? Certo. Assolutamente. Niente. Ah, ecco, la domanda che ti volevo fare è questa. Te lo dico proprio sinceramente, ma non voglio fare di polemiche di nessun genere, di nessun tipo, però visto che ho un artista come te, non posso
non farmi una domanda un po' su tutto questo, come lo chiamo io, ambaradam, no? Sentiamo. No, la domanda però semplice è questa, guarda, l'ho chiesto, come dicevo, anche ai miei amici che fanno musica, che fanno spettacolo, e quindi chiedevo, ma sarà proprio il caso proprio di chiudere tutti i sagliati e magari invece continuare anche un piccolo spettacolo, qualche spettacolo in qualche teatro che magari invece di avere una capienza di 500 persone, noi ne facciamo entrare solo 100, tutti belli stati, però magari potevano andare a sentire ancora voi e altri musicisti o altri attori, no? Perché ti dico questo, la musica come la cultura è molto importante, soprattutto in questi momenti. Infatti io perché ho buttato via queste cose qua? Perché? Non perché voglio farmi vedere, cioè insomma non mi frega niente, ma perché coinvolgere un po' voi, no? Perché portate un po' di serenità, magari un'oretta, anche un po' di svago alla sera, tante televisioni. Più del Grande Fratello e non era d'uso, non si vede. Quindi dico, magari anche in televisione si potrebbe anche far vedere qualcosa di musicale e culturale che fa sempre bene. Concordo Quindi questo, assolutamente. ma proprio non si poteva magari gestire la cosa di far continuare magari The Show Must Go Home. Beh, purtroppo non decido Allora, io e non decidono gli artisti, e no. No, vabbè, però insomma, voi nel calcate i senso palchi, quindi è sapete com'è, stato no? chiuso Guarda, io tutto. È... vi faccio un esempio. Esatto, no, scusami, vi faccio l'esempio proprio di quella serata al Ginger, che mi hanno detto che tra l'altro è stata organizzata quella come tante altre, che tu magari hai avuto modo anche di fare negli ultimi mesi. Nei mesi precedenti alla chiusura totale, che se, soprattutto quelle dei locali, ti faccio l'esempio del Ginger perché ho l'esempio qua, che sono stati veramente organizzati nella perfezione. Quindi si poteva No, è andare vero. anche Poi io sinceramente in tutti i posti dove sono andata a fare serate d'ascolto in questi mesi dove avevano aperto parzialmente, ho visto una grande organizzazione, quindi un grande impegno da parte di tutti quanti i gestori di locali anche a far rispettare le distanze, le mascherine. Cioè io ho fatto una serata. La signora Giancarla che ha scritto prima di Modena, io ho fatto una serata a Modena Est. A settembre erano tutti all'aperto, seduti, distanziati almeno un metro e qualcosa, perché era più di un metro sicuramente. Hanno tenuto le mascherine dall'inizio alla fine, che per me era una delle prime serate d'ascolto con le mascherine. Diciamo che per me non è stato facile, perché il non vedere la parte sotto. Quindi se sorridono, se sono, cioè, se hanno, esprimono un disappunto, per me è stato molto, molto duro, molto difficile. Però penso anche che sia l'unico modo, che sia stato l'unico modo per appunto fare questi spettacoli. Come ci siamo fermati, cioè ci siamo fermati noi, nel senso che si è fermato tutto lo spettacolo musicale e teatrale, ma non si è fermato, non so, adesso io. Non si è fermato il calcio, No, non si è guarda, fermato il Maurizio Costanzo Show. Come? puoi dire tranquillamente, no, puoi dire tutto quello che vuoi qua, non farti mica di problemi, anzi. No, per dire, il Maurizio Costanzo Show, che è un programma registrato in un teatro, è andato avanti nonostante ci fosse la platea piena e hanno messo dei divisori tra una persona e l'altra. Io capisco che per un teatro mettere tanti divisori di plexiglass può essere dispendioso, ma gliel'abbiamo chiesto al teatro se era disposto a farlo? In nessun teatro è stata fatta questa domanda. Abbiamo chiesto ai teatri se erano disposti ancora a limitare le capienze, ma di andare avanti, cioè, a fare qualcosa? Non è stato chiesto, è stato chiuso. Punto e basta, senza nessuna spiegazione, e dall'altra parte ci sono state delle cose in televisione che si sono viste, che sono andate avanti, tipo uomini e donne ballavano continuamente, si abbracciavano, cioè era normale sta cosa, cioè io poi riporto anche un po' il sentito, cioè anche il sentore del pubblico, perché il pubblico comunque reclamava. E ti dico l'ultima cosa, e poi chiudo la parentesi. C'è stato un programma che io ho
ho condotto fino a febbraio, oltretutto a febbraio ho proprio fatto la serata con la mia orchestra, la mia ultima serata con l'orchestra in televisione a Canale Italia, che ha avuto un boom di ascolti in questi mesi fenomenale, perché tutte le sere trasmettevo orchestre di liscio, quindi questa voglia di musica, di spensieratezza, di evadere un pochettino da quello che ci sta succedendo, c'è, è palpabile e questo non si può cancellare. E come dicevi tu giustamente prima, la musica e la cultura sono imprescindibili, cioè, non è, cioè noi viviamo anche di questo, serve per farci vivere, serve per farci andare avanti, perché comunque il momento è brutto, cioè, non è che ci possiamo inventare. Assolutamente. Mi rifaccio proprio a questa cosa che hai detto, l'ho detto un'altra sera, mi sembra una cosa da dire perché è una frase molto bella. Allora, brevemente, c'è stata una. In regione Emilia-Romagna è stata proprio fatta un'interrogazione su queste cose qui, dove all'interno dell'interrogazione fatta da una mia cara amica, la Valentina Tragliati, che diceva una frase molto bella, che diceva la cultura e la musica in generale è un bene primario come l'acqua. È come la presenza nelle scuole. Assolutamente sì, cioè, c'è chi non, a chi non piace la musica, a chi non è mai andato a ballare, che può pensare che questo sia soltanto una cosa secondaria, a parte il fatto che ci sono delle aziende, come c'è l'azienda farmaceutica, l'azienda che fa le scarpe, l'azienda che, quindi ci sono delle persone che lavorano nell'azienda e che quindi mantengono delle famiglie, a parte questa cosa qua, che io non dico assolutamente di ammassarci tutti quanti, di stringerci, di abbracciarci, però se c'erano le distanze, se c'erano le mascherine, veniva presa un po' la temperatura, cioè c'erano degli accorgimenti, è la stessa cosa di quando andiamo a fare la spesa, cioè non è che sia tanto differente, anzi forse è anche più controllato perché nei locali la persona entrava, si sedeva, stava ferma e non è che gironzolava avanti e indietro, toccava le cose sugli scaffali, eccetera, eccetera, stava lì e si godeva lo spettacolo. E quindi, insomma, hanno tagliato un po' le gambe a questo settore e la gente vedo che è molto demoralizzata anche perché non riesce a sfogarsi, perché il fatto di venire a ballare una sera, magari non ballavano neanche, venivano soltanto ad ascoltare l'orchestra o uscivano, cioè il fatto di uscire era una cosa mentale che aiuta ad andare avanti, perché noi nella vita ce l'abbiamo tutti. Infatti, infatti, io dico sempre, faccio sempre l'esempio, poi chiudiamo questo argomento qua perché qua stanno arrivando una marea di messaggi che ti voglio leggere un po'. Ah, bisogna leggerli perché poi altrimenti si arrabbiano, eh. Diciamo altro che, no, volevo dire, io faccio sempre l'esempio, ho portato questo esempio anche agli altri ragazzi che ho intervistato, no? Faccio sempre l'esempio, nel mio piccolo paesino di Pinario Valtellone, dove abbiamo un bellissimo teatro con una capienza di 150-170 persone, tu ne facevi entrare 100 ogni 2 settimane e non succedeva niente, e una artista, una orchestra come te veniva lì, faceva una bella, un paio d'ore alla sera, durante una serata anche d'ascolto, e noi eravamo felici e contenti perché la musica. Penso che sia una vitamina che aiuta, soprattutto in questo periodo, soprattutto in questo periodo. Per questo io ho creato anche un po' queste dirette qua, no? Per trovare, Hai fatto andare a bene. beccare delle persone come me, che erano anche dicendo delle cavolate come noi, come me, però si No, rallegrano un po' in tutto questo ammaradam. assolutamente. Insomma, anche perché poi finisco, non c'è solo quello che va sul palco, ma il mondo della musica ha dietro un mondo, ok? Sì. Aggiungabile? Buon intendito, poche parole, come si dice. Bene, guarda, Grazie ti parlo. Quindi speriamo di rivederti tu sempre live il prima possibile. Guarda, proprio per questo ti voglio leggere il messaggio che mi ha mandato la mia cara frequentante che è là nell'altra sala, che mi ascolta, Francesca, che mi dice: caro Sacchi, che sarei io Sacchi, Max Sacchi, devi imparare a ballare così mi porti quando si potrà a ballare con la Daniela. Vabbè, imparo a ballare, cosa ti devo dire? brava! Non sono mai di liscio. Poi guarda, ne vado a leggere altri. Da Maria Teresa Corato. Ciao Daniela, buona serata, un abbraccione.
Agnese Milanesi, Daniela, ti ho conosciuta tramite la mia amica. Oh, cavolo, ho perso il segno. Ciao Daniela, ti ho conosciuto tramite la mia amica Maria Teresa di Piacenza, sei formidabile e di molta compagnia per noi anziani. Anziani, che anziani, ma nessuno è anziano, anziani. Non Per esistono gli noi anziani. giovani, ok? E quindi poi, se vuoi che ne vado a leggere ancora un po', se no poi si arrabbiano. No, ma io comunque lo dico adesso che così lo sentono tutti, io poi rispondo sempre a tutti, eh. Qualunque commento ci sia, io poi vengo, vi leggo e vi rispondo perché insomma è doveroso. Anch'io, però adesso me ne vado perché la Cristina Maggi mi ha scritto: bravo, ti ringrazio per questo spazio che ci stai dedicando. Non è che sono io il bravo, sono loro che partecipano No, vera, e sei tu che... accolgono. Tu, no, tu. No, aspetta, tu. Tu. Tu che hai avuto l'idea. Sì, no. Tra l'altro poi alla fine ti dirò anche, poi dopo farò poi pubblicità per le prossime dirette che saranno molto, molto, molto interessanti. A questo punto, cara Daniela, visto che qua continuano a chiedermi delle richieste, io te le butto lì, poi tu mi dici se puoi farle o no. Allora, una mi chiede, Portami a ballare, è bellissima. Poi Ok. c'è la canzone di Daniela. Parla spagnolo, cavolo, io faccio fatica a dire il diretto Allora, piacentino. se la Te lo chiedono dico, te Valentina e Brunetta? lo dico. La chiede Valentino Barbugian. Ok, come Como io te io amo. te amo, va bene. Allora, senti, facciamo una cosa, visto che sai quella chitarra bellissima lì, no? E siamo Sì. live, ci fa un bel medley di queste due, così te Ma la non butto le lì. so queste, non te le posso fare, non le so. Allora, Ma... facciamo una cosa. Nella speranza di ascoltare live, così lanciamo il primo concerto che fa Danilo, naturalmente io condividerò all'impossibile perché saremo tutti lì presenti. Ne facciamo una, quella che vuoi tu, e la dedichiamo a tutti quelli che ci stanno guardando, ok? Volentieri. A lei la scelta. Adesso? Sì, una, che vuoi tu. Faccio una che non è mia, però avrei voluto scriverla io. Generale dietro la collina, ci sta la notte cruca ed assassina, in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto sembra una bambina. Di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Dai, ra, 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 ra. Dai, cioè, il braccialetto che si impiglia nella chitarra. Questa è la generale, magari l'avessi scritta io questa porca pupazzola. Una delle canzoni più belle del repertorio musicale italiano. Ti leggo anche qualche altro messaggio. Guarda, è arrivato da Sì. Elena Mecca. Cara Medanica, spero di scrivere qualcosa a cui molti si uniranno. Grazie che comunque tutti avete avuto un pensiero per chi come me vi segue nel farle dirette e farvi vedere e sentire su Facebook. Hanno tolto tanto a voi perché quelle serate ci vivete, ma anche a noi hanno tolto un momento di distrazione e di svago. Bravo, un bel pensiero, cara Elena. Grazie Elena. Poi, va bene, tantissime altri messaggi. Alba Campominosi, ciao Dani, sei uno schianto, un bacione, voce meravigliosa. È una bravissima cantante, giovanissima. Un bacione Alba, grazie. E poi non ho capito se, no, penso che siano dei titoli delle tue canzoni, scusami, ma io non è che potevo sapere tutti i titoli delle tue canzoni, perché se no, Che però cosa? dicono, poi dico, no, dico, mi mandano dei messaggi, penso che siano i titoli delle tue canzoni, perché mi scrivono, tipo, no, la vita è qua giù,
Sì, è una mia canzone, poi te la posso fare, sì. Giuro. Come? Poi ti dicono ti adoro, giuro, davvero col cuore, ma forse questo, no, forse erano due messaggi sovrapposti che ti Sì, no, quella non è adorano. un titolo delle mie canzoni. Vabbè, perché le cave tutte. Domenico Rado, guarda, ti dice, l'ultima serata da ballo, 10 febbraio, Ebro Taverna di Desio, bel ricordo, compagnia della bellissima Daniela. L'ultima serata assolutamente che io ho fatto è stata all'Euro Taverna di Desio. Sì, adesso non mi ricordo che giorno fosse, comunque era febbraio. E poi pensa al caso, ah, ok, pensa al caso, io dovevo fare il venerdì in un locale a Parma con la mia formazione Boogie, perché faccio anche delle serate Boogie, swing, rock and roll, e non mi sentivo bene. È stato poi il venerdì che insomma hanno chiuso poi tutto sabato, poi hanno incominciato a chiudere tutto. Ma il venerdì io non mi sentivo bene, non avevo niente, non avevo niente, però ho chiamato il locale, ho detto guardate ragazzi, non riesco a fare la serata perché non mi sento bene. E caso ha voluto che anche loro avessero fatto quella serata lì, poi hanno chiuso tutto perché insomma è scoppiato tutto sto casino, sta ambaradan del piffero. Sì, esatto. E quindi ci siamo fermati praticamente da febbraio che sì, da febbraio. No, Sì, da e da febbraio con si è fermato l'orchestra. Allora, con con l'orchestra da l'orchestra febbraio. completa febbraio. Poi quando hanno aperto a luglio ho fatto due serate con l'orchestra, ma una d'ascolto che l'ho fatta in Veneto a Sarmego e l'altra da ballo che l'abbiamo fatta al Ginger, abbiamo fatto l'apertura del Ginger all'aperto da ballo. Poi ho fatto delle serate da sola d'ascolto. Da sola perché non ballavano e poi hanno richiuso ancora tutto. Esatto, perché prima hanno fatto mettere in sicurezza tutto, tutti, no? E dopo che Esatto, tutti si prima. sono adattati alla sicurezza, gli hanno fatto ciaone, adesso chiudete e vi attaccate. È proprio papà e Esatto. papà. Ok? No, no, è vero, hanno fatto Perché così. dopo, esatto, perché dopo io ho avuto modo di vederti anche, senza orchestra, da sola, diciamo. In quella bellissima giornata non ero presente, però ti ho visto via Facebook, diciamo, da alcuni amici che avevano condiviso quel giorno lì a Borgonovo, alla festa della Pisola, dalla cara Sì, che saluto, le mando un bacione. Ciao Sara. Sara. Esatto, la Sara è un vulcano, lei ha avuto, guarda, è stata Pianello. Che ha tenuto il negozio della rumoristeria, forse sei venuta Lo anche tu, so. no? Sì, sono venuta a suonare per lei. Lei è un vulcano, lei ha organizzato delle È cose molto fantastica. molto. In quell'occasione lì ti avevo visto lì, che avevi, forse una delle ultime poi che avevi fatto anche da sola, con la tua chitarra, live, di Bella Sara, che è stata veramente un bel pomeriggio, l'ho seguito via Facebook tramite la cara Tiziana che postava tutte queste dirette e direi che è Sì. stato un bel pomeriggio con tanti Guarda, io ti amici, devo dire no? una cosa, perché la gente mi vede sul palco, mi vede spavalda magari, però io veramente sono di una timidezza che uno non ci crede, ma io te lo giuro. Infatti questa timidezza spesso viene scambiata per tirarsela, a quella se la tira, quella non parla con nessuno. No, io veramente me la faccio sotto perché sono timida. E questa timidezza, quando ho incominciato ad avere l'orchestra, diciamo che ho dovuto lasciarla a Piacenza, cioè lasciarla a casa, perché altrimenti questo mestiere non potevo farlo. Cioè, quando sono salita sul palco con Beppe Dani, io se avessi potuto nascondermi dietro il telone, dietro la batteria, sotto la pedana, l'avrei fatto, però insomma non si poteva. E quindi piano piano ho incominciato. Quando ho avuto l'orchestra da sola, ho dovuto proprio abbandonare la timidezza al 100%. Qual è stato il mio grande problema poi? Quando ho dovuto fare le serate da sola, cioè c'ero io. Questa cosa qua, e qua c'avevo il pubblico che mi guardava, manco che ballava, ma che mi continuava a fissare tutta sera perché non potendo ballare e mi guardavano. Quindi diciamo che la corazza che mi ero costruita
data dai miei ragazzi sul palco, che insomma sono sul palco insieme a me, non ce l'avevo. E quindi mi sono dovuta ancora, ancora, ancora reinventare, soprattutto di testa, e lasciare ancora a casa quella timidezza lì, perché insomma per me è stato veramente difficile, però dai, ce l'abbiamo fatta. E quella giornata lì della Sara, ho pensato, Madonnina Santa, se fosse stato anche soltanto 4 anni fa, me la sarei fatta sotto, perché cioè, non faccio fatica, cioè, Allora, non sembra. quando sei sul palco con tanta gente è un conto, quando sei lì davanti con tutta la gente che ti osserva così, no? E poi Io ti quando tu li guardi, dico. fanno tutte le facce. No, ma ti dico che mi prendevano in giro perché, pur sapendo comunque che io facevo questo lavoro, cioè vado sul palco a cantare, alle feste di compleanno ero l'unica che non cantava tanti auguri a te, alla festeggiata o al festeggiato. Mi dicevano: ma porca la miseria, ma canti tutta sé. Oh, mi vergognavo in una maniera che era cosa pazzesca. E invece adesso sto cercando di cambiare un po'. Tipo l'altro giorno a scuola, pianello, mi hanno fatto cantare davanti ai bambini. Ho detto: o la va o la spacca, qua cioè, mi tocca cantare e basta. Infatti. Lo sai che il giudizio dei bambini è peggio degli adulti. Sì, è vero, no, dai, però sono stati meravigliosi. Sì, quindi guarda, solo in questa serata quante cose abbiamo tirato fuori in comune, vedi? E tu non mi vuoi sul tuo palco? No, no, io ti voglio sul mio palco, quando vuoi sei ben accetto. Bene, bene. Senti, te la butto lì, no? Visto che sempre dentro nel tuo fantastico curriculum che ho guardato in questi giorni, no? Ho letto una cosa molto, mi è piaciuta molto, cioè che tu praticamente uno dei primi CD che hai comprato era quello di Elvis. Esatto, ce l'ho ancora lì. È un cofanetto, c'era Elvis. Dimmi, dimmi. No, Elvis, no, dicevo che hai preso questo cofanetto di Elvis che usavi durante i tuoi pomeriggi mentre giocavi con l'uovo. Allora io dico, giusto, no? Allora io dico, senta, guarda la cavagna. Adesso non gli dico di farti vedere un giro con l'uovo. Ma? Ma magari se ci accenni un pezzettino di Elvis. Aspetta, aspetta, perché io senza accordi scritti sono morta. E comunque, intanto che cerco gli accordi. No, guarda, no, no, io sono, cioè, di memoria zero. Comunque, anni fa, proprio quando sono partita con l'orchestra, durante le serate mi portavo l'hula hoop. E quando c'era il momento dei balli di gruppo, che c'era il twist e dovevo fare il boogie, io cantavo facendo l'hula hop sia con la vita e sia con il collo. Cioè, quindi c'ho qualche filmato c'è in giro, qualche filmato c'è. Solo che era una fatica pazzesca, perché mai più. Forse un po' me lo ricordo, questo momento un po' me lo ricordo, di averti visto in questa live. Io spero che abbiano cancellato tutti i video che erano in giro. Allora, che cos'è Assolutamente, che nel faccio? repertorio Cosa? dico, nel repertorio dei video della Prolog Pianello abbiamo anche queste. Quindi Il ti repertorio dei attendo come video della fa? Proloco di Pianello subirà un incendio molto presto, lo sapete, vero? L'ho trovato, dai, ce la posso fare. Per tutti i bughisti, per tutti gli appassionati. Intanto sto leggendo i messaggi, grazie. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go get you, but don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but don't lay on my blue suede shoes. You can knock me down, step on my face, slander my name all over the place. Do anything that you wanted to do, but only lay off my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay on my blue suede shoes. Madonna, non mi ricordo più niente a memoria. Fantastica. Ma senti, guarda, allora ti do un lancio, no? Ti do un lancio, prima di dire due cose.
Allora, la prima, ho visto che hai pubblicato questi giorni. Oh, guarda, c'è una fantastica ragazza, Milena Pezzaioli. Non so se la Sì. conosci. Che dice: andiamo a cercare i filmati, proprio da bastarde. Presidentessa del fans club di Brescia, dovresti essere dalla mia parte. Cara Milly, ti dirò che li andrò a cercare e te li farò recapitare. Poi magari in privato mi scrivi, mi lasci il tuo indirizzo e poi ti mando bellissimi video. Fantastico. Aiuto. Allora, ti volevo chiedere una cosa, adesso non mi ricordo più, mi sono perso via. Intanto la mia frequentante mi dice che c'era tanto che i genitori sono dei buddisti. Quindi Armando e Franco sono dei buddisti, sono quelli che stanno lì fino alle 4 di notte, intanto che tu vai via col pullman. Top, perfetto, mi piacciono. Sono ancora lì a ballare, capito? Allora, senti, ti do un lancio. Ho visto che in questi giorni, te hai postato tantissime storie, no? Su Instagram, sui social, di questi pacchi regalo di Natale che mandi ai tuoi fans, no? Alla Vanna No, c'è una Marchi. bella cosa. Allora, guarda che è una cosa bellissima. Tra l'altro, forse te l'avevo già detto anche prima, ma la Tiziana di Borgonovo mi dice: figa, mi ha mandato questo, ma mi ha portato lei, perché stava passando per andare a scuola a Pinello, questo cofanetto che avevo richiesto. Io ho detto: vabbè, ma arriveranno i CD, no? Invece praticamente la Daniela si è presentata con il CD, la maglietta, gli orecchini per la bambina e la sciarpa, cioè fantastico. E poi ho visto questi qua che, tra l'altro, mi ha incuriosito molto, perché oggi ne è postata una, o ieri e oggi, con dei pacchi che andavano a Cosenza, Caserta. Cosenza, Cosenza, ieri, ah, oltretutto ho visto che ha scritto il messaggio, si chiama Donatello Liguori. Ha scritto il messaggio. Comunque, sì, ho deciso di fare sta cosa perché comunque noi non, noi, nel senso, la mia orchestra non viaggia più in questi mesi e quindi non c'è la possibilità di acquistare i CD, anche perché a febbraio sono uscita con il mio disco nuovo, quello di Attraversare il Mondo che hai fatto sentire all'inizio della puntata. E poi durante, diciamo, questo lockdown, chiamiamolo chiusura, non so come volete chiamarlo, sono uscita con un cofanetto CD più DVD delle cover. E siccome sono sempre lontano, ho detto facciamo così, per Natale, anziché, perché comunque i CD si possono acquistare tutto l'anno, c'è il sito delle edizioni Novalis, disponibilissimi e gentilissimi tutto l'anno, però ho detto per Natale faccio qualcosa di diverso, ovvero faccio comunque un prezzo speciale per tutto il pacchetto dei 4 CD DVD e in più regalo tutti i miei gadget, quindi regalo blocchetti, le biro, ho inserito orecchini, portachiavi, magliette che sono le ultime che poi non ce ne sono più. Poi cosa ho inserito? Ad alcuni ho messo il ventaglio, ad un altro ho messo qualche cos'altro, insomma tutti i gadget me li sono fatti portare, tutti quelli che avevo li ho inseriti nei pacchi. Ah, le bolle, i braccialetti con la farfalla, perché comunque la Infatti, farfalla è il mio simbolo e quindi tutto quello che avevo ho messo nei pacchi. stavo dicendo che sempre la famiglia Tiziana di Borgonovo ha detto che gli avevi portato anche le bolle di sapone, e suo marito praticamente sono 2 giorni che gioca con le bolle di sapone in casa. Vabbè. Sì, è carinissimo. Che oltretutto poi che cosa succede? Che metto tutto in questa confezione regalo che arriva tutta imballata nel pluriball. Adesso a lei l'ho portata direttamente a mano, quindi non ce n'era bisogno, ma una confezione tutta a posto, in modo tale che quando ti arriva il pacco dal corriere, tu togli dal pacco, srotoli il pluriball e praticamente il regalo è già pronto, anche se devi regalarlo a qualcuno, dentro c'è il biglietto di Natale con la mia foto e la dedica personalizzata, perché poi chiedo sempre a chi va fatta la dedica, e quindi insomma si trovano un regalo di Natale già belle che pronto, che non devono pensare. Bellissimo, una bellissima iniziativa. Intanto ti dico che è arrivata anche la nostra cara Sara, che ci saluta. Ciao Sara. Ciao E Sara! niente, proprio a proposito di questa cosa, cara Daniela, sai, CD autografati, no? Se puoi prendere carta e penna e ti segni via Boito numero 3, Non Castel San dirlo, non Giovanni. dirlo, non dirlo, non dirlo, so già tutto. Io ti leggo nel Chi se ne frega? pensiero. Veda lei, come siamo qua.
Se proprio non vuole spedirlo, mi manda un messaggino, mi trovo nella zona, ecco. Va bene, casualmente, Naturalmente mi troverò lì, ecco, veda lei. Io, ad esempio, eh? domani sono sul set. Ok. Va bene. Allora, casualmente domani sono a Piacenza comunque. Volevo Va dire, bene, ho però, dato che non recepito. è, ecco, ci stiamo divertendo tantissimo, quindi io direi di andare avanti ancora qualche minuto se per te va bene. Ah, finché non bussano i vicini, io sono qua. Poi ce ne frega di vicino. Sempre dentro nella Fantastico, e C'ho paura. questo me lo chiede. Me lo chiede anche la mia frequentante, no? Perché quando tu giri con la tua orchestra c'è sempre un membro in più Sì, che è il bambino diciamo che peloso, questo sì, che che è una questo mascotte. pelosetto, che questa pelosetta è più famosa di me, di te e forse anche di Madonna e di Richard Gere messi insieme. Cioè. Quindi, È la no, Paquita. dico, la partita in questo momento? Dorme, lei Ah, dorme. quindi te la Ah, perché possiamo vorresti farla anche vedere? E mi devi quando dare 3 secondi, proprio lì. però. Lei prende magari da fare, no? E va col telefonino in giro e mi fa vedere. Se si può, senza non la Perché faccio non so dov'è. incartare. Fantastica, ragazzi. Cioè, il bello di questa diretta è che qua si può vedere, come dicevo, succede di tutto. Quindi adesso, anche per la gioia della mia cara Francesca, eccola! Il Vedi? WWF Eccola per qua! la tutela degli animali mi incriminerà perché questa piccolina si stava facendo una bella pisolino. Mi stava sentendo cavoli suoi, mi siamo andati a rompere le scatole, giustamente, ma la Appena dama, appena. come hai detto tu, è più famosa lei di tutto l'orchestra oramai. È vero, io sono. Non so, io sono innamorata. Io non ho mai avuto un cane in vita mia. Pachi, non ho mai avuto un cane in vita mia, ma. No, Secondo me mi stanno stramaldicendo. no, adesso si addormenta così. Ecco. No, infatti no, anch'io che noi abbiamo un cane, quindi è come un bambino peloso. Poi la cosa bella è che lei va con il bambino peloso in giro in giro per le piazze con l'orchestra. Ricordo questa cosa qua, Pianello, che vedi questo cane che passava da tutte le parti, saliva sulla batteria, scendeva dal palco, saliva sul palco, cioè proprio, vabbè, sarà Lei anche il video ormai abituale. è a casa Tra l'altro sua, deve essere lei. anche nel video. Neanche in un Sì, video, in 2 video. no? In due, infatti mi sembrava. Angelita che ha fatto una comparsa e poi in Popcorn Mix che c'è un video di Boogie, c'è My Boy Lollipop e Lollipop, che proprio lei giocava con i palloncini, quindi. Però lei è abituatissima, anzi, adesso occhio che sbadiglia. Eccola lì. Adesso ti faccio andare giù, vai. Sì. No, perché quando era piccola ci stava da sola in casa. Io l'ho portata a casa che lei aveva appena 2 mesi, anzi, tra poco è il suo compleanno, il 16 di dicembre, compie 12 anni. E l'ho portata a casa e mi ricordo benissimo come se fosse ieri. Io sono arrivata in casa per dire alle 9 di sera, sono andata a prenderla in Val Brembana. E alle 9:02 io ero già sulle scale, ce l'avevo già lasciata da sola in casa perché ho detto tu devi abituarti perché col lavoro che faccio non è che puoi venire sempre con me. E devo dire che i primi tempi ci stava. Poi è successo che una sera eravamo a suonare nelle vicinanze di Piacenza e ho deciso di prenderla con me. Forse era proprio una festa all'aperto. E sì, non è che proprio fosse a suo agio, ma non era neanche spaesata più di un tanto. Ma il problema cosa è stato? Quando poi ho cercato di lasciarla a casa le sere successive, me ne ha combinate di tutti i colori. Mi ha distrutto un piumone, mi ha distrutto i cuscini, mi ha fatto il buco nel muro, mi buttava all'aria qualsiasi cosa. E allora ho detto, se io devo andare a suonare per ricomperare le cose che distruggi, non ci siamo. Allora ti tocca venire con me e so cavoli tuoi.
Esatto, infatti te la porti sempre con te, ormai è diventata un membro official Sì. dell'orchestra di Savanna. Sono molto contento, guarda, infatti si arrivano tantissimi messaggi proprio per la bimba pelosa, per Cristina Maggi, bellissima fatica, ma gli manca solo la parola, mi dice. In effetti, cioè, ha È ragione. vero, è vero, è vero. Non perché è il mio cane, ma è vero. Poi gli animali dicono che non capiscono, ma mi sa che capiscono più di molti umani. Non parlare di lei, che è lei che comanda in casa. Lei ha capito che io sono una sua sottomessa e quindi fa esattamente quasi quello che vuole. Guarda, è un po' come da me, nella mia abitazione, perché noi abbiamo un cagnolino che si chiama Scheggia e praticamente io sono sottomesso sia a Scheggia e sia alla tua padrona. Giusto così. Sì, Infatti, il lockdown, insomma, meglio che non dica niente. Allora, senti, visto che ci sono ancora tante richieste, allora ti chiedo se me ne puoi. Allora, una mi abbiamo chiedono se lasciata puoi fare indietro una una, canzone eh. tua. Sì, ma se puoi fare una canzone tua, mi Sì, ne abbiamo chiedono. lasciata indietro una che dobbiamo accontentare. Aspetta che prendo la chitarra. Che abbiamo E lasciato poi. dal mio. Sì. E poi ti chiedevo se posso fare anche una richiesta. Dipende, dimmi quale. Così mi ha fatto un accenno. Guarda, se tu, non so se vedi dietro di me i quadri, perché io purtroppo ho una brutta malattia che è quella affetto da nomadismo. Ah, Ok? ok. Quindi ho due quadri, uno autografato da Beppe Carletti dei Nomadi e poi un altro, vabbè, un LP. Mi è stato Vedo, regalato, vedo. io sono un fan. Quindi ti chiedo, prima una tua, così contentiamo Ok. tutti quelli che ci seguono da casa. E poi se vuoi fare un cennino di una canzone dei Nomadi, Va sarebbe bene, piacere. ora ci provo, eh. Possiamo dirlo con tutti quanti che non era assolutamente, cioè che è improvvisato. No, qua è tutto I Nomadi, improvvisato, dico. è live. No, tutto improvvisato, assolutamente. No, no, Vado io, eh. Buongiorno a Martina, domani si sposa, mentre fa colazione ripassa le frasi da leggere in chiesa. Buongiorno a Pasquale, che ha perso il lavoro, ci scherza e ci ride, però 50 anni non è cosa da poco. Buongiorno alle nonne, prima la posta per l'attenzione finché ancora ne resta. Buongiorno a chi passa e si gira di schiena, che è tutto uno schifo, ma ne vale la pena, ma ne vale la pena, la pena, la pena. La vita è qua giù, sotto un cielo di stelle, con tutti negli occhi, da giochi, da nubi, lividi sulla pelle. E poi va avanti, questa è la mia, la vita è qua giù, che è fatta così, è un conto, ma fatta con la base, è un bel cia-cia-cia che ritorneremo sicuramente a ballare prima possibile. Assolutamente, assolutamente. E poi faccio anche un'altra richiesta. Sì? Dimmi, Allora, la richiesta è questa. Prima se mi fai un pezzettino, quella che vuoi, dimmi. Sì? nomadi, così improvvisata. Poi l'altra richiesta è questa. Allora, ti volevo chiedere se gentilmente, se è Sì? possibile, mi manderesti gli accordi di Angelica. Sì? L'ho Perché fatto. quando ritorneremo, no? Cioè Sì? quando tu ritornerai, chissà, magari potrai fare una improvvisata sul tuo palco suonando quella canzone, che è fantastica. Perché no? Grazie, mi fa molto piacere. Guarda, è una canzone che No, questa è a me. piaciuta tanto e mi Questa fa a molto me. piacere. Sì. Mi è piaciuta tanto perché vabbè, è bella, è allegra, soprattutto è allegra. E proprio bella.
Cioè, tanto che tu parli, io provo la tonalità della canzone. Comunque, guarda, ti mando gli accordi, è semplice, eh? È semplice, ma no, ho visto che è efficace. L'ho già occhiata che sì, va bene. Ok. Va bene. Io non so in che tonalità fartela perché non l'ho mai cantata. Io, secondo me è un po' bassa, però ci provo. Io un giorno cresce bassissima. Guarda che te la provo ad alzare, eh? Sta lì, tutto all'istante, non so che roba verrà fuori. Abbiate pietà. Ma posso fare? No, ma guarda. Vabbè, perciò. Io un giorno crescerò. Canta anche tu. Una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle, sul mio corpo il chiarore delle stelle. Chissà dov'era casa mia, e quel bambino che giocava in un cortile, io vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. E poi va avanti. Bravo! Io ti sento in ritardo, ma ti ho sentito bene. Sì, non so che tonalità l'hai presa, ma fai niente. Come? In che tonalità l'hai presa? In mi maggiore. In? Mi maggiore, due toni sopra. Ne sono accorto. No, va bene. Fantastico, bellissima. Questa improvvisata è stata bellissima. Vedi? Infatti tutti dicono bravissimo, hanno detto, bravissimo. Bravissimo. Senti, ma non puoi fare che quando pubblichi su YouTube questa parte la tagli? Ma figurati, ma secondo te le cose belle sono queste, dai. Stiamo a posto, allora. Ok, vai tranquilla. Senti, visto che siamo quasi in chiusura, no? Ti chiedo una mia curiosità. Sempre per quello che dicevamo prima della tua canzone. Sì. Ti dicono che figata questa diretta. Scusa, tanto sono, ormai non sono in fascia protetta, posso dirlo. Cristina Maggi dice, che figata. Di dove hai detto, Cristina, scusami? Di Milano. Yeah, è quella del Fans Club questa? Esatto. Presidentessa del Fans Club della Lombardia. Allora, cara Cristina Maggi, le mando lì proprio un input. Quando l'orchestra Daniela Cavanna arriverà dalle vostre parti, io naturalmente seguirò e vi farò riconoscere e quindi sarò in diciamo questa cosa che è simpaticissima, tra l'altro. Max, se vuoi, visto che l'avevano chiesta all'inizio, portami a ballare. Io non l'ho mai fatta con la chitarra perché la faccio fare ai miei ragazzi, perché quando ci sono queste canzoni un po', come dire, di sentimento, un po' impegnate nel senso di interpretazione, preferisco far suonare loro e concentrarmi soltanto sul canto, per questo che non le ho mai fatte. Anche Como Yo Te Amo, che è l'altra canzone che hanno richiesto, è una canzone che io ho riarrangiato insieme ai miei ragazzi, una canzone spagnola, diciamo così, però è una canzone molto di sentimento e quindi non l'ho mai suonata, però Portami a ballare un pezzettino posso farlo se vuoi, eh. Ma come si dice, c'è sempre una prima volta e quindi noi stasera sentiamo questa bellissima canzone live, in diretta, la bellissima voce di Daniela e la sua chitarra, e noi ci fa molto piacere, guarda. Prego, vai. Portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno
sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte intorno a noi. Lasciati guardare, lasciati guardare, sei così bella che non riesco a parlare. Pronti a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare. Parlami di te, di quello che facevi, e poi va avanti, insomma, era un pezzettino. Io non riesco a scrollare tutta la pagina, dovrei fermarmi e scrollare, fermarmi e scrollare. No, 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 ma va benissimo così, guarda, poi tutti contenti, anzi, sono stato un casino di messaggi, molto molto bello. Bene, bellissima serata. Beh, diciamo che... meravigliosa la mia. Un abbraccio da Roberta Bertinelli. Grazie Roberta, un bacione. Naturalmente, allora, vi dico quello che abbiamo detto prima, che Daniela naturalmente, e anch'io, poi dopo, quando finirà la diretta, risponderemo a tutti i messaggi, che adesso fanno in diretta, ne avremo talmente tanti che non riusciamo a farli, e quindi niente, va bene. Rispondiamo comunque, giusto? Assolutamente, assolutamente. Assolutamente. Senti, ti faccio l'ultima domanda, visto che è uscito questo album a febbraio, giusto? Attraversare il mondo è uscito a febbraio, sì. Beh, raccontaci un po' com'è nato questo album. Questa canzone, tra l'altro, bellissima, l'abbiamo sentita all'inizio. Grazie. Ma Attraversare il mondo, cioè come canzone, è nata per, insomma, attraversare il mondo è, diciamo, un po' pretenzioso, però è un po' quello che si fa con la fantasia quando si ascoltano le canzoni, perché comunque si ascoltano e si cantano canzoni italiane, straniere, americane, spagnole, delle volte anche francesi, e quindi è un po' quello che si fa con la fantasia, però in Attraversare il mondo ci sono alcune frasi di vita quotidiana che magari mi riguardano, quando dico ho affidato i miei gerani in custodia alla vicina, cioè perché comunque d'estate, cioè tante volte sono, cioè sono fuori spesso, e magari avere una vicina che ti annaffia i fiori, a parte che è veramente un gesto di affetto infinito secondo me, insomma ci sono tante cose di vita quotidiana in questa canzone. Scusami, ogni tanto mi vedi che alzo gli occhi, ma perché sto cercando di vedere un po' i messaggi e un po' il video, vedere se mi vedo decentemente o... No, ma vai bene così, non ti preoccupare. Poi volevo dire che, tra l'altro, le canzoni dicono che le canzoni più belle nascono proprio dalla vita quotidiana, no? Cioè dei momenti della vita quotidiana, quindi uno prende tanti momenti, poi li metti insieme e nascono queste bellissime canzoni. Ma perché sai, sono i momenti della vita, no, appunto quotidiana, che sono quelli che ci accomunano un po' tutti, cioè che fanno parte della vita di tutte le persone. Anche questo Portami a ballare, che non ho scritto io, ma ha scritto il grande Luca Barbarossa, è una canzone che era stata dimenticata per un bel po' di tempo, e adesso ho visto che la stanno riprendendo in tanti. Io addirittura ci ho voluto proprio dedicare il disco, cioè il titolo del disco è Portami a ballare, perché l'ho dedicato alla mia mamma. Perché penso che diamo sempre tante cose per scontato, e poi magari dopo un po' di tempo ci mangiamo le dita, ci mangiamo le mani perché non possiamo più farlo. Portami a ballare è comunque il desiderio di un figlio di dire alla sua mamma: portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Cioè, insomma, è un momento di intimità madre-figlio, secondo me, molto, molto bello. Sì, assolutamente, assolutamente, veramente. Va bene, va bene, guarda, allora siamo quasi in chiusura, quindi io ti ringrazio tantissimo, prima di tutto. No, io ringrazio io te, e se posso dire una cosa, visto che poi io lo dico sempre, la sintesi quando l'hanno distribuita, io ero alla macchinetta del caffè, cioè, volevo ringraziare tutte le persone che hanno partecipato alla diretta, che hanno scritto, io giuro che adesso rispondo a tutti e vi leggo tutti, e volevo ringraziare, se me ne dai l'opportunità, tutte le persone che mi stanno vicino,
in questo momento, che non mi fanno mancare il loro affetto con un messaggio, con un commento, con un mi piace. Sembrano delle cavolate, però credete che per noi che facciamo questo lavoro, che siamo fermi, quindi non abbiamo il riscontro proprio concreto sul vivo di fatto di piacere o meno al pubblico, perché non abbiamo le serate, diciamo che avere i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre partecipazioni attive alle dirette, per noi è vita, è ossigeno. Assolutamente, assolutamente. Noi continueremo a seguirti anche con tutte le cose che posti. Grazie. Sperando di arrivederti il prima possibile. Io personalmente nelle zone Maddalone, volentieri, in qualche bella serata delle nostre feste popolari, faccio ancora tantissimi complimenti e saluto tutti gli amici delle varie proloco, quindi da Castel San Giovanni, Borgonovo, Pianello, Salandelli, Nibbiano, Ziano, tutta la Valtidone, che ha sempre fatto in questi anni tantissime cose e con tanti sacrifici, perché insomma alla fine sono tutti volontari e si fanno un mazzo, così come dico io. È vero. E quindi io veramente ringrazio, vado a leggere gli ultimi messaggini e sono Adriana Castinelli, che sarà bellissima, poi c'è la Tiziana, sempre la nostra amica Tiziana di Borgonovo, grazie Max e Daniela per la bellissima serata di questa serata passata in allegria. Dal momento che in questo periodo va tutto così così, e diciamola tutta, in televisione non c'è granché di divertente, meno male che ci sono queste cose nell'attesa che ritorni come prima. Beh, questa cosa mi fa molto piacere, perché io quando sono andato a inventare questi piccoli spazi denominati così simpaticamente interviste pazze, primo perché ho detto, allora, per fare le interviste pazze con me ci vogliono dei pazzi. Esatto. E quindi, no, ma dai, no, non sei stato così pazzo. Fino adesso li ho beccati tutti. Non sei stato così pazzo, e sei poi... stato veramente molto carino. Scusatemi, ho dovuto attaccare il telefono, perché c'ho il telefono che va a carbonella e quindi ho dovuto attaccare la corrente. Ok. E seconda cosa, dico che ho fatto questi momenti non tanto per far vedere il mio bel faccione, ma per portare un po' di spensieratezza in questo in un'oretta, perché almeno parliamo di altro, soprattutto parliamo di musica che ci fa sempre bene, qui, qui e qui. Ok? Tanto che per salutarti mando un jingle, va bene? Così intanto a casa ballano un po'. Va bene. Vediamo se parli. Grazie allora. Grazie mille a Daniela Cavanna, grazie di essere stato con me questa sera in questo piccolo appuntamento con le mie interviste fatte. Spero di rivederti presto live o presto anche per venire a rubare quel figaggio. Mi è dato tutto. Di solito le belle donne faccio cose fatte. Grazie Max, e noi ci vediamo presto, perché c'ho una cosa da consegnarti così casualmente. No, a parte gli scherzi, mi fa molto molto piacere e saluto tutti, grazie di cuore veramente Max, è stata una bellissima serata, anche oggi ero anche un po' giù di morale, mi hai tirato su, e quindi un bacione a te e a tutti quanti, grazie. Allora, grazie a tutti ragazzi per averci seguito in questa bellissima diretta, e ci vediamo presto, perché guarda, adesso faccio il figo, ti metto anche due cosine qua, così la gente da casa vede, perché ci sarà una bella intervista venerdì 18 dicembre alle ore 21 con Andrea Valizia, che è un ragazzo di Castel San Giovanni, che è colui che ha allestito il palio di Sanremo, tutta quella roba floreale che hai trovato lì, che avete visto lì, l'ha fatto questa ragazza che fa della provincia di Piacenza, quindi io sono molto caro, viene carissimo, cosa ci farà anche un po' vedere come addobbare i nostri tavoli natalizi, anche se quest'anno siamo un po' segregati, però Natale è sempre Natale, è sempre inizio, ok?
E naturalmente vi invito a seguire tutti in San Cosa di Daniela, dove troverete tutta questa intervista e tutte le cose che ha fatto. Okay. Grazie a tutti, buona serata, arrivederci, buonanotte, ciao Daniela, grazie ancora per aver partecipato. Ciao Max, grazie a te, ciao a tutti, buonanotte. Ah, una PS tecnica, ecco. Non, stai lì, non abbandonarmi, non abbandonarmi perché sono da fuori. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte, ciao ciao ciao. Con la luce delle stelle ogni promessa sembra un po' più vera. L'estate sta arrivando e porterà gioia nuova.